internazionali anche dalla Cina, per esempio con la casa di accoglienza Vittorino Colombo a Siamo. Cina. Siamo una bellissima casa di antica di cantina che ancora tutto il mondo. Siete stato? No, ma verrò trovato. Ok. Sul palco dunque chiamerei i rappresentanti di AIBI, Marco Griffini, presidente, Cristina Legnani, desca canzoni internazionali, più la testimonianza proprio di una famiglia del FIBA. Ci chiamo il presidente Marco Griffini, mi distraccio brevemente cosa fa. Io vorrei però impiegare il tempo del mio intervento invitandomi a contare fino a 10. 1, tutti insieme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, in questo momento un bambino in qualche parte del mondo è stato abbandonato. E AIBI è questo. Cercare di ascoltare il grido silenzioso di un bambino abbandonato. Noi abbiamo ascoltato questo grido in tante parti del mondo, in 30 paesi, e 11 anni fa abbiamo sentito anche il grido dei bambini abbandonati cinesi, e siamo a Siamo, no? E siamo a Pechino con l'ufficio, e da allora abbiamo accolto in 11 anni 200 bambini. Ecco, io vorrei ringraziare Veronica e Andrea in rappresentanza delle migliaia di famiglie adottive che adottano questi bambini abbandonati, perché io credo che portare un bambino abbandonato sia il più grande atto di giustizia umana che una persona possa mai compiere nella vita. Quindi ringrazio veramente la Fondazione Italia-Cina per questo onore che ci ha fatto di sostenere questi bellissimi progetti di accoglienza. Grazie. Dire il risultato è brutto, però è un cammino che si compie, è lungo, ci vuole molta pazienza, sappiamo tutti, però quello che ci diciamo sempre noi è che noi abbiamo avuto molta pazienza, ma in realtà la pazienza più grande l'ha dovuto avere lui, perché era lui che aspettava. Quello che possiamo dire noi è che noi proprio in questi giorni, 4 anni fa, eravamo siamo andati a prendere il doc, e tralasciando il fatto che sia stata un'esperienza unica, ovviamente, quello che ci preme dire questa sera è proprio il fatto che il lavoro che viene fatto da AIBI, in special modo dalla loro casa famiglia, la casa famiglia che sostengono. Per favore, un po' di silenzio, grazie. Abbiamo potuto toccarlo con mano quando abbiamo incontrato lui, perché abbiamo avuto la fortuna durante l'incontro ci fosse proprio la sua tata ad accompagnarlo, e ci siamo resi conto proprio in quel momento dell'affetto che queste persone donano a questi bambini. Non si tratta semplicemente di un lavoro, ci siamo resi conto poi anche in momenti successivi, abbiamo mantenuto i contatti, che queste persone danno molto, hanno bisogno di essere sostenute nel loro lavoro, perché mettono più di una semplice professione a disposizione di questi bambini, riescono a dare a loro, sembra banale da dire, ma riescono a costruire le basi per il loro futuro, proprio perché hanno un rapporto con loro che va oltre il semplice accudimento. Noi ce ne siamo resi conto quando abbiamo chiesto alla nostra tata, alla sua tata, che è nostra, se avesse delle indicazioni da darci. Faccio un esempio velocissimo: lui aveva paura dei medici. Quando siamo dei medici. Dei medici. Per cui per 2 anni non siamo riusciti ad avvicinarci ad un ospedale senza che lui avesse delle crisi di panico, di ansia. Abbiamo provato a interpellare la tata a distanza, e lei ci ha raccontato che semplicemente questi bambini, quando sono ammalati o hanno qualche problema di salute, vanno in ospedale. Certo, quindi gli avevo un ricordo. In ospedale sono soli, molto banalmente, per cui questa cosa
poi lascia il segno. Per cui queste, lei, in generale, le allargava tutto il discorso, coinvolgono le loro famiglie per cercare di stare vicino a questo, cioè per supportare anche da questo, esatto, da questo punto di vista. Davvero complimenti, un applauso, perché è una cosa bellissima quello che avete fatto. Donna, adesso noi ti meriti il dolce e poi dopo un po' di nanna. C'è il dolce, c'è il vuoi dolce. Provare il microfono? Vuoi cantare una canzone? No. Giustamente dice che me frega me. Va bene, però gli piace il microfono. Parla il microfono. Saluta tutti. Ciao! Dovevo chiamarla per fare un po' di silenzio, un po' di silenzio qui. Grazie davvero e ancora complimenti, grazie a Daivi. Sì, ci rivediamo alla prossima edizione. Mi permette di dire tutto questo brevemente in una frase in cinese?